Benvenuti a tutti. Ci attende una grande partita. Da un momento all'altro i giocatori dovrebbero fare la loro comparsa sul terreno di gioco. Sono Fabio Caressa, qui accanto a me Luca Marchegiani. Tutto pronto, non vediamo l'ora di raccontarvi le emozioni di questa gara. Ciao Fabio, è bello oggi. Guarda, quasi mi verrebbe voglia di tornare a giocare. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Diamo il via alla partita. Can. Floccari. Prova a tirare. La toglie dalla porta. Perfetta la parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Rodriguez. Cerca la fondo sulla sinistra. Cross di Rodriguez, devia di testa. Colpo di testa che si perde sul fondo. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. E perde il duello fisico con l'avversario. Meyer prova a salire sulla fascia sinistra. Si beve anche lui. Si libera la grande. Va al cross. Colpisce. E ci sarà una rimessa da fondo. Si riprenderà con una rimessa laterale. Alcacer. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Dybala. Cercano un modo per far breccia nella difesa avversaria. Ecco un'occasione di contropiede. Allontana il pallone. Palla riconquistata immediatamente. Strootman. Rodriguez. André Silva. Cerca un compagno. Alcacer! Bel pallone in profondità, ma non è stato sfruttato al meglio. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. Paolo Dybala, che ha portato la sua squadra in vantaggio nel primo tempo della scorsa partita. Allarga sulla fascia. Sulla fascia, è libero. Sulla palla, interrompe l'azione. Hanno già riconquistato palla.
Fischio deciso dell'arbitro. Si ripartirà con un calcio da fermo. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Primo tempo che finisce qui. Entrambe le formazioni a riposo dopo 45 minuti in cui gli attacchi hanno sparato a salve. Non una brutta partita in ogni caso. 0-0 alla fine della prima frazione. Speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Si ricomincia. Il Milan ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Cercano l'azione veloce, se ne va, palla larga in profondità, ha spazio sulla fascia. La mette in avanti, era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Prosegue nella sua corsa. Elegante. Traversone in arrivo. Gran colpo di testa. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Pallone alto e lungo sulla fascia. Ecco Dybala. Paolo Dybala. Ci mette la testa. Supera la linea, gol! E segnano il primo gol dell'incontro. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. È un pessimo cliente per qualsiasi difesa, l'ha appena dimostrato. Hanno provato a ostacolarlo in tutti i modi, ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Sembra esserci un cambio. Esatto. Ecco che il quarto uomo ci mostra i numeri dei diretti interessati. Si stava un po' innervosendo dopo la prima ammonizione. Ha fatto bene l'allenatore a effettuare il cambio. E il risultato si sblocca, 1-0. L'allenatore ora si trova di fronte a una scelta molto importante, se continuare così oppure effettuare un cambio tattico. Terò! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Gabriel cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Proprio così. Cerca la profondità, sulla fascia. Buon lancio. C'è il retropassaggio, c'è il retropassaggio. Thiago. Thiago! Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. José Mauri si lancia in un'azione personale sulla fascia destra. Traversone verso il centro. Nessuno raccoglie il traversone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Attenzione a bordo campo.
Mi sembra ci sia una sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Altro fallo laterale. Saul prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bonucci. José Mauri. Bella apertura. Può andare al tiro. Ha la possibilità di andare verso occasione da rete. Deve buttarla dentro. José Mauri la gioca in area. E ancora. Gol! Rete importantissima. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Grande fiuto del gol in questa azione, ma che errore la difesa. Tiro. Apre il conto dei gol per questa stagione. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. L'arbitro controlla l'orologio e dice che può bastare, tutti sotto la doccia. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria, il pareggio però ci sta. Certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate. Che partita si è giocata oggi, Luca? È stata una partita tesa, combattuta. Alla fine nessuna delle due compagini è riuscita ad avere la meglio, ma abbiamo assistito a un confronto intenso.